Ciao a tutti gamers, eccoci tornati sul canale dei giochi Next Gen e oggi vi porto una nuova partita di Rainbow Six Siege. Eh sì ragazzi, era da tanto tempo che non vi portavo più un video su questo gioco e così ho deciso di portarvene finalmente un altro. Ragazzi, siamo nella mappa Yacht e siamo nella modalità salvataggio e dobbiamo attaccare. Io come primo round ho preso Ash. Spero ragazzi di fare una buona partita perché non ci gioco veramente da più di un mese e quindi sono un po' arrugginito, però cercherò di fare del mio meglio. Quindi vediamo subito come va questo primo round nel quale attaccheremo. Ok ragazzi, si parte con la fase d'azione. Abbiamo trovato l'ostaggio. Dobbiamo fare molta attenzione. Vedete, i miei compagni vanno da là, io invece preferisco andarmene da qua. Ok, allora, mettiamo il rampino. Sì, riusciamo. Ragazzi, vorrei cercare di magari prenderli da, diciamo, dalle spalle, anche se vedo che loro vanno dritto per dritto. Attenzione qua ragazzi. Qui ragazzi, attenzione col termite. Io la mia paura è che qualcuno da qua, qualche simpaticone, possa uscire. E quindi io ragazzi direi di cambiare strategia e andarcene da qua. Dobbiamo fare molta attenzione. Attenzione qua. Eccolo qua uno ragazzi ucciso. Fuori uno dei loro. Ecco qua, fuori un altro. Buona così, comunque buona squadra perché ce li stanno anche segnalando, quindi abbiamo vinto ragazzi, primo round vinto, bravissimi. Qua l'uccisione finale del mio compagno, eccolo qua ragazzi, era proprio sullo stage. Eccomi qua accanto, vedete, con Ash. Ragazzi, eccoci qui, secondo round, ora siamo noi a dover difendere. Purtroppo questa mappa non è molto facile appunto da difendere. Attenzione qui. Qualcuno, chi è che mi ha colpito? Cioè ragazzi, io veramente non ho parole. Qualcuno mi ha colpito. Praticamente mi ha quasi distrutto. I nemici nel frattempo hanno trovato l'ostaggio. Forse stanno cercando di colpire qualche macchinetta, ma hanno distrutto me. E qui bisogna fare attenzione alle botole. Fatemi prendere nel frattempo la corazza. Ok ragazzi, ho preso la corazza e ora da qua sei stato individuato. E ragazzi, qua non conviene stare lì. Ecco, ho visto un movimento da qua ragazzi, eccolo qua uno. Spariamo ragazzi. Dovremmo averlo killato. Attenzione ragazzi che stanno provando a sfondare da qui. Dai, rianimami! 4 contro 5, hanno ucciso uno dei nostri. Attenzione qua ragazzi che ci sono addosso. Dietro! Ma ecco qua, killato, vaffanculo. Aiutiamo il nostro compagno. Ecco qua. Tre contro tre. Ragazzi, qua non sono riuscito a ucciderlo. L'avevo ferito. Ragazzi, hanno preso l'ostaggio. Ecco qua, 2 contro 2, attenzione qui. E abbiamo vinto anche il secondo round, ragazzi. Siamo riusciti a rianimare l'ostaggio. Secondo round vinto. Uccisione finale, la mia. Anche se eravamo 2 contro 2 ancora.
e quindi 2-0 per noi. Ok ragazzi, eccoci qui nel terzo round. Io questa volta ho preso Termite e siamo in attacco, ragazzi. Questo potrebbe essere già essere il match point, perché siamo già 2-0, quindi ci basta un altro punto per vincere. Attenzione qua ragazzi, che vedo una barricata, 4 contro 4. Ragazzi, hanno ucciso un altro dei nostri compagni. Eccolo qua ragazzi, quel brutto bastardo. No ragazzi, mi ha ucciso. È stato velocissimo con Castle. Questo round mi sa che l'abbiamo perso, perché è 1 contro 4. Ragazzi, evidentemente questo qui è muratore, perché si sta divertendo a rompere tutte le finestre e per poi poterle riparare, così lo chiamano a lavorare. Ed il nemico rilevato all'esterno. Uno gli è appena passato davanti, lo sta inseguendo, quindi ora verrà killato, perché sicuramente lo stanno aspettando almeno in due. Vedete? Fuori uno. Bravo. Bravo, ne ha fatto fuori uno. Il problema è che ci sono altri tre e il tempo sta diminuendo. Eccolo qua ragazzi, vediamo se riesce a ucciderlo. No, è stato ucciso ma era rimasto da solo. A parte gli scherzi, aveva già fatto molto. E quindi 2-1 per noi. Dobbiamo ora difendere e cercare di chiudere qui, altrimenti si andrà ai supplementari. Ok ragazzi, eccoci qui, siamo giunti nel quarto match e dovete sapere che siamo rimasti in 4. Per fortuna che anche tra di loro si stanno uccidendo. Vedete, Roberto ha ucciso il suo compagno, quindi siamo almeno 4 contro 4. Hanno già ucciso per uno dei nostri. Ecco, 3 contro 4 da lì sopra. Sento degli spari. Ah, hanno ucciso un altro compagno, ragazzi. Ragazzi, non vedo ancora nessuno. Non vedo là il mio compagno. 2 contro 2. Attenzione, Pozzi che ha bisogno di una mano, mi sa. Bravo Pozzi che ha ucciso Dinam. Bravissimo. E ora sono 2 contro. Siamo in 2 contro 1. Possiamo chiuderla qui. Vediamo se riesco a beccarlo dalle telecamere. Dove si trova l'ultimo bastardo. Eccolo qua. Individuato. Eccolo qua. Sta salendo su. Siamo a 15 secondi. Ecco qua ragazzi, 15 secondi. Mi metto qua dietro. Ancora 5 secondi. Ok ragazzi, penso che non ce l'abbia fatta. Il match è finito. No ragazzi, errore di connessione. Cioè, riprendo il gioco dopo tanto tempo e questo è quello che succede. La partita comunque ragazzi era vinta. Avete visto, era scaduto il tempo, ma purtroppo mi è caduta la connessione. Lo riprendo dopo tanto tempo. Mi ritrovo però sempre con i soliti problemi della Ubisoft, che dovrebbe migliorare i server. Ok ragazzi, comunque spero che questo video su Rainbow Six Siege, che non vi portavo da tantissimo tempo, togliendo il finale purtroppo che non è di peso da me, vi sia piaciuto. La partita comunque era ovviamente vinta per 3-1, perché è caduto dopo la fine del tempo, ma comunque eravamo 2 contro 1. Vi invito come sempre a lasciare like, così magari vi continuo a portare altri video ogni tanto su Six Siege. A commentare se volete dirmi qualcosa, se anche a voi capitano questi problemi col server, a che livello siete, che personaggio preferite e che personaggio vorreste vedere nei miei video che magari io utilizzi per voi. Non ho soltanto i due nuovi personaggi canadesi, il resto ce li ho tutti. Se avete qualcosa da dire, commentate, condividete. Passate nei miei profili Instagram, Facebook, Twitter. Sotto in descrizione trovate tutti i miei contatti. Se non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, suggeritelo anche ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers.